こんにちは、泉です。皆さんお元気ですか？今日は JLPT-N4 の文法を3つ勉強しましょう。動詞を2つ一緒にする文法です。Oggi studiamo tre tipi di espressione grammatica di JLPT N4. Questi sono per unire due verbi insieme. Spesso in grammatica giapponese sono distinte per l'espressione in italiano che è stessa cosa. Quindi si può studiare insieme sotto un punto di vista. 今日勉強する文法は1. ながらFare due cose insieme. テレビを見ながらご飯を食べます。2. Forma in te del verbo. Per esempio, メガネをかけて本を読みます。3. たまま。メガネをかけたままシャワーを浴びます。Avete capito la differenza? Ve li spiegherò nel video. Seguitemi fino alla fine.文法はながら。ながらは動詞のます形につきます。見ます、見ながらですから、テレビを見ながらご飯を食べます。この場合、 guardando la TV mangio。 そして食べますがこの文の中の一番大切な動詞ですから、テレビを見ながら、こちらはセコンダリアになります。Comunque, mangio guardando la TV. In giapponese c'è la differenza di importanza del significato tra due verbi. Nel senso, 食べます che c'è infine è più importante. 音楽を聴きながら勉強します。Studio ascoltando la musica.歌いながらシャワーを浴びます。Faccio la doccia cantando。ながらの前につく動詞は必ずアクションの動詞です。アクション、つまり、azione, fare qualcosa, non statico, ma è dinamico。そしてその動詞の動作、azione は少しの時間続きます。継続動詞です。これはとても大切なことです。二つ目は動詞の手の形です。動詞の手の形はいろいろな意味に使いますが、瞬間動詞のフォルマインテの場合はちょっと意味が特別になります。例えば、傘を持って出かけます。この場合、傘を持ちます。Prendo l'ombrello。Poi出かけます。Esco. Prendere l'ombrello è un attimo. Finisce un attimo. Ma questo dopo che ho preso l'ombrello, che io ho l'ombrello, continua a esserlo, quindi considerato come uno stato. Casa o motte de kakemas significa che esco con l'ombrello. Megane o kakete hon o yomimas.Leggo con gli occhiali. Pajama を着て寝ます。Dormo con il pigiama. La differenza tra ながら è che qui si usa soltanto il verbo istantaneo, verbo che finisce la sua azione subito. 継続動詞と瞬間動詞。これは日本語の動詞の分け方の中の一つです。イタリア語にはこの考え方がありませんから、ちょっと難しいかもしれませんね。継続動詞はアクションが続くことですね。 mentre 瞬間動詞は per esempio morire 死ぬなどすぐに終わってしまうことです。3番目の文法はたまま。たは動詞のたの形ですね。これはメガネをかけてシャワーを浴びますと同じことですが、シャワーを浴びるときは普通メガネをしませんね。Di solito non portiamo gli occhiali sotto la doccia.
Quindi ta mamma si usa per un'azione un po' insolita o strana. Qui fa la differenza con forma in te del verbo. Comunque in italiano si traduce in con. Quindi paragoniamo le frasi con il te o ta mamma. Kasa o motte dekakemasu. Esco con ombrello. Kasa o motta mamma. Heya ni hairimasu. Entro in una stanza con un ombrello. Ta mamma si sente che questa cosa è insolita e addirittura non va bene. Pajama o kite nemasu. Dormo con il pigiama. Pajama o kita mamma soto ni demashita. Sono uscita con il pigiama. Questo è chiaro che non si può uscire con il pigiama. Ta mamma si usa anche per chiamare l'attenzione. Eacon ga tsuita mamma desu yo, kiyotsukete kudasai. L'aria condizionata è lasciata accesa. Attenzione. Mamma wa ta dake dewa nakute, iroiro na katachi ni tsukimasu. Nai ke, tatoeba, ame ga furanai mamma, tsuyu ga owarimashita. È finita la stagione di pioggia senza mai piovere. Ame ga furanai mamma. Kono doubutsu wa seichou shitemo chiisai mamma desu. Questo animale, anche se cresciuto, rimane piccolo. Chiisai mamma desu. Heya ga guchagucha na mamma dekaketa. Sono uscita con la stanza in caos. Guchagucha na mamma. カレンダーが先月のままですよ、変えてください。Hai lasciato il calendario del mese scorso, cambialo. 先月のまま。このように、ままの前は動詞のたの形、ないの形、形容詞、い、形容詞、な、そして名詞もつきます。また、そのままにしてください。という言い方ありましたよね。そのままは閉じ込め。すみません。今使っていますから、そのままにしてください。Adesso sto usando lascialo così com'è. Quindi, mamma include il significato di lasciar stare così lo stato di ora. では、今日の勉強はここまでです。また来週も見てね。バイバイ。